Con una cerimonia semplice quanto essenziale, Waldo Tadino ha celebrato il 1° luglio il suo giorno della memoria, giorno in cui, accanto ai quattro patrioti fucilati dai nazisti nella serata di quella triste giornata di 72 anni fa, nella piazza principale della città, vengono ricordati tutti i martiri gualdesi che furono trucidati dalla barbarie nazifascista in ogni angolo del centro e delle campagne gualdesi, a Gubbio, nel Fabrianese e perfino nei lager più remoti. Alla commemorazione istituzionalizzata nel 2014 come momento del ricordo erano presenti vari assessori e consiglieri comunali, Gabriele Pedana, che scampò miracolosamente alla fucilazione, l'onorevole Walter Verini, il consigliere regionale Andrea Smacchi, le rappresentanze delle locali forze dell'ordine, delle associazioni combattentistiche e del servizio civile, insieme con il vice sindaco Gloria Sabatini e il presidente del consiglio comunale Fabio Pasquarelli, che accompagnati dal comandante dei vigili urbani cardinali hanno reso gli onori ai caduti, depositando sotto la lapide un mazzo di fiori. Successivamente, nella magnifica cornice della sala consiliare, è stato presentato il libro Dal Manganello Nero alla Matita Tricolore, scritto insieme con Francesco Rughi da Cristina Bianconi e Federico Rughi, volontari del dinamico servizio civile di Gualdo Tadino. Il volumetto che reca il sottotitolo Gualdo Tadino, testimonianza di una realtà italiana, è frutto di una idea concretizzata all'interno del progetto 70° anniversario della Repubblica Italiana, recupero della memoria storica che ha avuto il plauso dello stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I giovanissimi autori, in poco più di 200 pagine, hanno ripercorso tra l'insorgere della dittatura fascista e la nascita della Repubblica, un quarto di secolo di vicende storiche non solo militari di Gualdo Tadino e dei comuni del comprensorio nel contesto di quelle nazionali, attraverso la voce di chi c'era, rappresentata da una ventina tra testimonianze e interviste fedelmente riportate anche in dialetto di chi, per diversa estrazione sociale o tendenza politica, quelle vicende ha vissuto in prima persona. Questo libro abbiamo cercato di percorrere tutto che è il periodo dall'avvento del fascismo, quindi dal 22 fino alla liberazione e dal 2 giugno del 46 che vide l'Italia fermata. Dal ventaglio delle risposte degli intervistati emerge uno spaccato della vita cittadina e delle campagne nel ventennio molto significativo, in particolare sul ruolo della scuola come fabbrica del consenso e di indottrinamento della gioventù, in cui i saggi ginnici, le adunate o le sfilate costituivano un'emblematica esternazione sui mutamenti della vita quotidiana dopo l'entrata in guerra dell'Italia, che sconvolse il ménage di intere famiglie, sull'occupazione nazista dopo l'armistizio, i bombardamenti e i cannoneggiamenti, le azioni dei partigiani locali, la paura dei rastrellamenti, il ricordo amaro del coinvolgimento di alcuni concittadini fascisti nelle operazioni di rappresaglia, le fucilazioni e poi l'anelito di libertà portato da quella prima camionetta inglese
la mattina del 5 luglio 1944, le prime elezioni libere del 1946 con il voto alle donne, il referendum sulla forma istituzionale dello Stato con il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. L'Italia, ricordano gli autori, aveva assunto un nuovo assetto politico e si apprestava a ripartire da zero dopo 5 anni di guerra e 20 di dittatura fascista. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro. Ringrazio tutti gli intervenuti e gli autori del libro, ha dichiarato il vice sindaco di Gualdo, Gloria Sabatini. Gli autori hanno realizzato un'opera straordinaria e noi siamo molto lieti di presentarla oggi, che è per la storia della nostra città un giorno molto significativo. Questo libro ci aiuta a ricordare chi oltre 70 anni fa ha donato la propria vita per affermare il valore della libertà e della democrazia. Da parte sua, il consigliere Andrea Smacchi ha voluto rimarcare come sia un segnale positivo questa commemorazione nel giorno più brutto e insieme esaltante di Gualdo. Presentare poi questo libro nel contesto di tale celebrazione è estremamente emblematico, poiché noi tutti dovremmo conoscere il nostro passato per vivere meglio il presente e il futuro. I protagonisti di questa giornata commemorativa, ha concluso l'onorevole Walter Verini, sono persone che hanno sofferto, rischiando e dando persino la vita per il riscatto del paese e la libertà di tutti noi. L'amministrazione comunale merita un plauso per aver istituzionalizzato questa giornata come un momento del ricordo e per aver dato spazio a questi giovani autori che sono riusciti a recuperare e valorizzare la memoria storica di questa città. La cerimonia si è quindi conclusa con la presentazione del tricolore donato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo aver ricevuto il libro dal manganello nero alla matita tricolore ha voluto fare questo gradito omaggio alla città di Gualdo.